Politica e agroalimentare saranno i temi che animeranno gli incontri con i quattro candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, organizzati dalla Coldiretti, che ha stilato un manifesto politico sul cibo. Al Media Museum di Pescara, il primo a confrontarsi sui temi del comparto agroalimentare è stato Giovanni Legnini. Lunedì 4 febbraio, alle ore 15, sempre al Media Museum di Pescara, toccherà alla candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Mercoledì 6 febbraio sono invece previsti gli ultimi due incontri con il candidato del centrodestra, Marco Marsilio, alle ore 10, e con il candidato di Casa Pound, Stefano Flaiani, alle ore 15, sempre al Media Museum. Per Coldiretti Abruzzo gli incontri saranno l'occasione per confrontarsi con i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo in vista delle prossime elezioni del 10 febbraio e presentare il manifesto sul cibo, in cui l'organizzazione agricola traccia proposte ed emergenze sul comparto dell'agroalimentare in Abruzzo. Silvano Di Premio, presidente regionale di Coldiretti Abruzzo. L'agricoltore produce cibo e non prodotto agricolo. Questo significa una serie di cose, significa identità. Gli alimenti devono essere etichettati. In Italia sono pochissime gli alimenti che hanno questa origine. Non si sa da dove vengono, chi li produce, quando è stato prodotto, quando è stato imbottigliato e quant'altro. Quindi questa è la tutela del cibo. Prossimità e chilometro zero e salubrità. Dobbiamo pensare alle nostre generazioni future. Un altro potrebbe essere la multifunzionalità nel settore agricolo. Oggi l'agricoltore non è solo agricoltore, è tutela anche il territorio, lo manutiene. Non ultimo possiamo parlare di attività sociali, agrisilo, fattorie didattiche, tutto quello che avvicina il giovane, il bambino alle attività e al modo di vivere salubre dell'agricoltura di questi giorni. Giulio Federici, direttore di Coldiretti Abruzzo. Sempre più giovani tendono ad avvicinarsi a questo comparto dell'agroalimentare. L'agricoltura torna in primo piano per tanti tanti aspetti. La valenza di quello che è il cibo, nessuno può metterla in dubbio, ci si vive. Le priorità di questo comparto, secondo lei, quali sono? Ma noi vorremmo porre proprio all'attenzione dei candidati alla presidenza, quattro punti. Abbiamo raggruppato un po', quelli che sono le priorità. Io voglio iniziare dall'ultimo punto perché lo ritengo purtroppo, e dico purtroppo, il punto fondamentale, la sburocratizzazione del sistema. Perché oggi per attivare un'impresa ci vogliono tempi biblici. Per poter dare delle risposte a dei giovani che in qualche modo si avvicinano, approcciano all'agricoltura per la prima volta, è chiaro che ci servirebbe un sistema che abbia delle regole molto chiare, che possano essere rispettate senza nessun tipo di problema, ma soprattutto che agevolino questi ragazzi all'ingresso nel settore.